Ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Sto per scendere, c'è la mia migliore amica che mi aspetta sotto. Stiamo andando a mangiare insieme il sushi per festeggiare in anticipo il mio compleanno che sarà lunedì. Quindi vi portiamo con noi, vedremo un po' cosa ne uscirà fuori in questo vlog. Che bella la mia tettina! Anche brillantina! Guardate che bella! Bellissima! Dice già, stiamo già consumando, ragazze. Buon appetito! Vai, Tata! Ormai è finita! Non è finita! Adesso questa è la canzone per eccellenza, la nostra canzone di coppia! È vero, non lo fa più il sole. No, non lo fa più. Tra l'altro poi testo. Cosa diranno le nostre amiche? Comunque abbiamo preso anche la torta. Manca solo la candelina. La canzone romantica. Come siamo romantici. Esatto. Devo esprimere il desiderio. Sì. Oh, che desiderio potrò mai Non ce ne sono tanti. Trovane uno, beh, visto che è un pre-augurio, un pre-compleannino, esatto, puoi esprimere, puoi piccolo fare desiderio. Esatto, un piccolo desiderio. Dico, quello grande lo tengo quello grande per la macchina. Sì. Va bene, allora, serietà, concentrazione, sì, vai. Ho fatto. C'è scritto tanti auguri Roby. Ah sì, è davvero, è lì. Tanti auguri Roby, anche lì. Oppure mangia bene. Non mangia bene. Vabbè, auguri anche a te, vuol esatto. dire. Sì. Auguri alla nostra amicizia, c'è scritto, dai. Continui. Oh, io mangio. Ma vieni. Vai. Oh, quanto è buona. Buonissima. Ragazzi, guardate che bello questo opera d'arte. E schifusa, è uno stinky criceto, un criceto puzzone. Mamma mia, un criceto che ha bisogno. Cioè, che giornata c'è oggi? Fantastico. Spettacolare, non c'è una nuvola. Ma che era segnata pioggia. Esatto. Adesso noi iniziamo fitness, ragazze. Noi da maggio. La porto al parco, camminiamo. La porto al parco. Facciamo le nostre cardio, le nostre passeggiate. Sì, padrona! Sì, padrona! Mi rimetto in riga lei, siamo già d'accordo che ogni giorno dovrò mandarle il resoconto di cosa ho mangiato. Un piccione assassino. Sì. Perché per me è l'unico modo essere. E devi fare tanti spuntini. Tanti spuntini sani, una carota. Esatto. Una carota, un frutto, esatto, da quando ti acceleri il metabolismo, infatti io ero arrivata a quel punto, poi non so cosa è successo, un attimo di depression mode, esatto, e ho mollato, ma sì, ma a parte quello, proprio mi basta un attimo di tristezza. Perché lo cibo è uno sfogo, è quello il dramma, che esatto. Ti viene da mangiare... Ti viene da mangiare. Quanto siamo scemi. Sei felice mangi, sei triste mangi, sei nervosa. Devo anche andarmi a tagliare i capelli, non so se hai visto, ma hanno una forma dovrei dietro. La tinta l'ho comprata. E non vedo l'ora di fare. Ah, un po' d'aria. Ma che bello. Sembra estate qui a Torino, non so da voi. Sì, vabbè. Saranno già 20 giorni. Io ho le baffette per te. Ah già, vero, la treccina. Molto bene, adesso andiamo. Rotoliamo verso. Rotoliamo. Rotolando verso sud. Andiamo a casa che gli faccio vedere. Loro l'hanno già vista. Perché ho già caricato. Cioè, in realtà la devo caricare oggi. Ma allora quando vedranno questo l'hanno già visto. Mamma mia. Devo farle vedere il mobile nuovo. Siamo arrivate. Mi sono dimenticata di registrarvi la reazione sua alla parete soggiorno, le è piaciuta tantissimo. Però vi appoggio qui.
Mi ha portato un pensierino. Con la scatola di Natale. Con la scatola con i bambini natalissimi. È sempre Natale. Nala. Oh, buona Madonna, ha già finito il biscotto. No, ho finito il biscotto di... E adesso il caffè. Allora, capirai tutto nella lettera. Allora devo leggerla prima. Ah no, te lo dico a voce, poi tanto leggerai. Ok. Visto che hai bisogno, secondo me, di relax, di stare bene. Tanto relax. Questo è un pacchetto salva vita. Come fai a saperlo? Da regalarti un momento per te o tutto insieme. Che dolce. Di una serata, un pomeriggio, quando sei tranquilla da sola te lo fai. Mm-hmm. Oppure spezzetti e ti fai quando vuoi. Carino. Alcune così. Ups. Adesso vedrai. Ah no, vabbè, poi questo lo leggi dopo. Per la mia tetina, tanti preauguri. E poi c'è il regalo che deve arrivare ancora. Ma io gliel'ho detto, basta che ti incarti tu, ti schiocco. Tutta la scatoletta con i buchi per respirare. Oh, ma io questa non me la posso leggere, aspettate un attimo. Ok, dopo mi ricompare. Quanto dolce. Allora, intravedo un buco. Allora, ah dai, spiegami di Sephora. Allora, questo pazza. Da fare dopo è un'altra cosa che tiri fuori, o comunque tutti i giorni, sa di cocco ed è buonissimo. È un puro cacao. Coccole, cocco, eh sì, è un buon okay. cacao ed è super io morbidoso. La torta di cocco. Esatto, vedi che tutto torna. Questa è la fatidica. E basta proprio un cucchiaio e viaggi, non questa è droga. Viaggio ragazzi. Non è droga, è un infuso. Che forte. Ecco, no. Qui ci sono. No! Questa è super coccola. Sempre al cocco! Tutto riprende la torta del giappo. Esatto. Che figata! Questo è super idratante. Poi il profumo, spero che sia bello potente. Se ma figurati, sicuramente. Non lo so se si sente qualcosa. Un po' sì, io sento qualcosa. Questo. Trastare. Ah no, sono... Forse... Le candeline che io amo, le... Yankee Candle! Ho fatto una volata l'altro giorno. Sono stata che 6 ore da mangiare. Allora, volevo prenderti qualcosa di cotonoso, ma non c'era niente. Sai che ti piace l'odore un po'. Io quello del bucato, te l'ho detto, l'avevi ma non sentito. C'era. Quindi ho detto boh. Ma è bello. Quello lì è cielo. Allora, questo è Clear Blue Skies, che è quindi cielo blu, fresco. Che deve essere... È freschissimo. Infatti io ho fatto una cavolata di non usarli insieme. Sa di pulito. Sì, ma questa è fantastica. E questa invece è fragola e crema. Quello infatti c'ha l'immagine del pasticcins. Quello dolce. Ma grazie. ma ora me la sbaciucchia e ci vediamo dopo. È giunta l'ora. Addio. Scherziamo. Qua c'è anche Fidino. Siamo andati a prenderlo a scuola. Di ciao. Ormai saluta in maniera anonima, una presenza nascosta e personale. Fantasmino. Ciao tatina. Ciao tata. Tanto noi abitiamo praticamente una dietro l'altra. Dobbiamo vederci di più. Esatto. Uno lì e uno lì. Che cosa? Di cosa? Di negozi. Vedi, si orienta più lui di me. Esatto. Io ancora non ho capito dove sono. Esatto. Eccomi ragazze, sono tornata a casa, anzi siamo tornati a casa e volevo mostrarvi velocemente le cosine che ho comprato con la mia amica al supermercato, quello dei cinesi. Abbiamo comprato due cosine io e due cosine lei, quindi proprio poco, però volevo mostrarvi quello e mostrarvi, ho preso anche il caffè, quindi ve lo faccio vedere. Ho preso il deodorante che stamattina abbiamo fatto spesa, vedrete il video spesa, e ho dimenticato ovviamente di prendere il deodorante. Questo qui è, aspettate che con una mano ovviamente non ce la faccio a svitarlo, mi spiace, volevo farvi vedere il roll. Comunque io utilizzo solo i deodoranti stick così, perché quelli spray mi fanno venire come un'intolleranza, divento tutta rossa, non so se è qualche ingrediente che mettono dentro, però con questo qua spero di trovarmici bene. Io solitamente prendo quello che trovo in offerta o comunque che trovo, perché lì non ne hanno tantissimi, ne hanno tantissimi spray, ma così a roll non ne hanno tanti a stick. Comunque deodorante. Poi ho preso questa bacchettina qua, perché adesso che i capelli sono più lunghi mi trovo bene
insomma, pinzarli con la bacchetta, è molto comodo e veloce e pratico, è 1,50 euro. Poi ho preso questa fascia che mi è molto utile quando faccio le live per truccarmi, che mi tenga i capelli insomma lontani dal volto, perché altrimenti è scomodo e fastidioso, mi posso anche macchiare, quindi l'ho presa per questo. Mi piaceva tantissimo questo colore in previsione della tinta che farò, tra l'altro, che avrete visto nel video spesa. Perché non so se rende in video, ma è un marrone scuro con i glitter dorati, e ci sta bene perché con la tinta l'ho presa castano cioccolato, quindi mi piaceva. Poi ho preso questa cornicina qua, questa cornicetta per le foto. Sapete che adesso il nuovo mobile di là è proprio di questo stile, e quindi non lo so, mi ispirava, e adesso avendo la stampante posso stamparmi io le foto che più mi piacciono, e ne ho presa una in più da mettere da qualche parte. Poi ho preso quest'altra fascetta, però con i fiori, sempre per fare le live di trucco, e mi piaceva e l'ho presa. Questa qui 2,50 euro, sembrerò proprio una figlia dei fiori. Mi piaceva, insomma, mi sa di primavera. E poi ho preso questo qui, volevo prenderlo della Unique, però mi serviva diciamo subito, e quindi ho preferito far che prenderlo lì, ed è una spazzolina che serve per pettinare le ciglia. Ovviamente non è della stessa qualità che avrei avuto con Unique, però vabbè, mi accontenterò e poi quando potrò farò un ordine Unique. E questo qua 1,50. Poi invece caffè, allora vabbè, ho preso queste caramelle mu per Fedino, che mi ha chiesto se gliele prendevo, e sono le classiche caramelle mu. E poi di caffè ho fatto scorta, perché c'è questo negozietto che avevo già mostrato in qualche altro vlog un po' di tempo fa, per chi ricorda, dove hanno anche quelle compatibili. Allora ho preso il cortado, che sarebbe quello già macchiato come caffè, 16 capsule, mi pare 3 euro o 3 qualcosina, comunque pochissimo, e le avevo già provate di un altro tipo e sono veramente buonissime. Questo cortado, poi ho preso questo qui decaffeinato, perché a mio papà piacciono queste qua cortado, e mia nonna purtroppo non può prendere il caffè, deve prenderlo decaffeinato, quindi ho pensato di prendere un pacchettino anche per quando viene lei, lo terrò esclusivamente per lei, così quando viene insomma ha il suo caffè buono, da come quello al bar però decaffeinato. E anche qua 16 capsule. E poi ho preso anche quello classico, l'intenso, sempre della stessa linea, vedete, intenso, e anche qua 16 capsule, e il prezzo è uguale. Questa è compatibile con la mia macchinetta del caffè, che era dolce gusto. Così ora vado a sistemare tutto, volevo giusto mostrarvi gli acquisti che ho fatto oggi e i regali, il pensierino che mi ha fatto la mia migliore amica, l'avete già visto oggi, quindi non sto a rimostrarvelo, magari se arriveranno altri regali vi farò un video regali di compleanno, però avete praticamente visto tutto, quindi non credo che lo farò. Farò magari un vlog il giorno del mio compleanno, quella è abbastanza certa come cosa. E niente ragazze, questi sono gli acquisti. Vieni un attimo amore. Sì. Metti la manina qua così. Guarda cosa mi hanno dato al supermercato. Che le stichezze che stavo collezionando da papà. Hai visto? Wow. È uno diverso.